Salve, benvenuti, ben ritrovati all'interno del nostro spazio dedicato ai liberi professionisti. Incontriamo il dottor Luigi Fera e intanto benvenuto a voi, benvenuti anche tutti. Al nostro ospite. Grazie. Ecco, che è di Bari ed è si occupa di allergologia e pediatria. Inoltre è anche il direttore sanitario del centro, quindi polo specialistico di Bari. Oltre ad avere anche Iapigia in modo particolare, e a Palese anche un suo studio personale. Esatto. Ecco, innanzitutto, ecco, parliamo del suo intervento all'interno della pediatria, ma in modo particolare nell'ambito dell'allergologia, che insomma sappiamo, insomma, i fattori ambientali e non che stanno provocando, insomma, diversi disturbi a chi finora non aveva nessun tipo di allergia. Adesso purtroppo, per i gravi danni recati all'ambiente circostante dove noi viviamo, insomma, si stanno manifestando purtroppo in molti di noi. Dottore, a lei la parola, benvenuto. Grazie, ecco. Grazie dell'invito che mi avete porto. Il discorso è semplicissimo. È aumentato enormemente la patologia allergica per tre fattori principali. Il primo è quello dell'inquinamento ambientale, e chiaramente nell'aria ci sono questi pollini e polveri che occupano maggiore concentrazione, quindi a contatto con le mucose, con la pelle e quant'altro, dà una reazione allergica. Secondo motivo è l'alimentazione. L'alimentazione oggi purtroppo contiene tanti additivi chimici, conservanti, coloranti, e non sempre sono esplicitamente scritti sulle targhette. E terzo fattore, che è stato considerato da poco tempo, lo stress. Lo stress, per esempio i colleghi oncologi sanno che molte patologie oncologiche hanno una causa dovuta allo stress, perché va a influenzare la risposta immunitaria dell'organismo, cioè gli anticorpi si abbassano, si alterano. Bene, l'allergia non è altro che una alterazione della risposta immunitaria, dove ci sono degli anticorpi, non sto a farvi la lezione di medicina, le IgG, le IgE, però le IgE aumentano enormemente. È chiaro che c'è una predisposizione dell'organismo a fare allergia, ma mentre in passato si era conservata la risposta immunologica e molti portatori non manifestavano la reazione allergica, oggi invece c'è una concentrazione esponenziale di queste patologie. Ecco, il dottore prima dell'intervista mi ha mostrato proprio e ha evidenziato esplicitamente, ecco, questa brochure dove si parla di allerbeta. C'è un sito qui, www.allerbeta.it, quindi poi si parla di trattamento di iposensibilizzante per la cura delle manifestazioni allergiche. Dottore, ci parla di questo? Sì, ecco, di cosa si io tratta? Volevo prima dire che uno che viene allo studio da me fa tutti i test che fanno anche gli altri colleghi, e cioè il prick test o il patch test, per vedere se c'è una risposta positiva o ad agenti chimici esterni, oppure ad agenti chimici che, toccando la pelle, come per esempio i lavoratori, hanno una reazione cutanea. Quindi io, diciamo, che tratto sia l'allergia respiratoria, congiuntivite, rinite, oclorinite, asma soprattutto, e essendo pediatra vedo molti bambini che hanno l'asma allergico, ma anche e soprattutto le allergie cutanee con prurito, che è quello, c'è un'accentuazione enorme dell'orticaria, che non è dovuto soltanto all'alimentazione. Molto spesso si pensa che l'alimento dà l'orticaria, no, non sempre è dovuto all'alimentazione. Quindi l'orticaria, la dermatite allergica da contatto, la dermatite atopica, la dermatite pruriginosa. Detto queste patologie, con i test che si effettuano allo studio, che fanno anche gli altri colleghi nell'ospedale, noi facciamo la diagnosi causale, si vede qual è la causa. Una volta scoperta la causa, io tratto personalmente l'allergia con una terapia causale e non più sintomatica. Si può fare una terapia sintomatica con i soliti antistaminici, cortisonici, per quanto riguarda quelle reazioni lievi o stagionali, ma quando una reazione perenne, tipo l'asma, la rinite o un'orticaria cronica, è chiaro che una volta capito la causa, dobbiamo debellare la causa. Ed è difficile risalire alla causa. È difficile. Ecco perché bisogna individuare la causa, quindi bisogna essere attenti, a volte anche una buona anamnesi, perché non sempre i test sono attendibili. Per esempio, molti allergologi
compreso me, non ci crediamo molto al prick test agli alimenti. Meglio fare il RAST agli alimenti, perché non sempre reagiscono. A volte si danno delle reattività positive, falsamente positive, a volte falsamente negative. Una volta scoperto la causa, si fa l'immunoterapia specifica. Questa immunoterapia specifica, che sono di due tipi. Uno è quello tradizionale, che io facevo fino a qualche anno fa, e uno invece attuale. Ecco, quindi l'argomento è particolarmente interessante, perché insomma sappiamo le manifestazioni allergiche come si stanno purtroppo evolvendo, e sono molteplici, e spesso è difficile riuscire a risalire insomma alla causa dell'allergia. È difficile, insomma, lo so anche io personalmente, è particolare, insomma bisogna fare diversi esami e a volte non si riesce neanche a risalire alla causa. Poi insomma dipende, insomma, certo, da intervento a intervento medico. Per chi voglia avere informazioni può tranquillamente rivolgersi a voi, insomma, per avere insomma dettagli su come insomma intervenire, o delle problematiche insomma allergiche specifiche in modo particolare, oltre a occuparsi di pediatria, ecco, specificatamente il dottor Luigi Fera. Sì, ecco, parliamo. Ecco, parliamo di questo qui, parliamo di questa brochure, quindi evidenziamo il sito in modo particolare, che metteremo comunque anche in sovrimpressione, ed è a cura del dottor Luigi Fera. Il sito è www.allerbeta.it, quindi dove è possibile quindi raggiungere anche il dottore in questo modo attraverso il sito e avere anche delle notizie. E le do adesso queste spiegazioni interessanti. Interessanti. Sì. Prego, dottore. Allora, volevo spiegare innanzitutto che esistono due tipi di immunoterapia. Quella, diciamo, linguale, sublinguale, che si dà soprattutto nei bambini, cioè somministrare delle gocce tutti i giorni per mesi e anni, 2-3 anni, per avere una specie di tolleranza. Ed è una cosa, diciamo, un po' problematica, perché anche se non traumatizziamo il bambino, però non è che possiamo stare tutti i giorni a darle. L'altro invece è quella tradizionale, cioè con l'iniezione intradermica di sostanze, di miscele di questi allergeni, con concentrazioni sempre aumentando, e con delle bottigliette si inizia con la prima, con la seconda e con la terza, fino a quando si arriva al massimo dosaggio, e quel dosaggio massimo diventa un dosaggio di mantenimento. Però per i primi 8 mesi bisogna fare queste iniezioni sottocutanee settimanali, per poi passare una volta al mese. Bene, c'è un superamento, io faccio questo tipo di immunoterapia specifica che si chiama Allerbeta, e vi spiego succintamente che cosa consiste con poche parole. Innanzitutto è una terapia innocua al 100%, soprattutto nei bambini. È capitato anche, pur non sapendolo, in donne in età fertile che dopo aver fatto il vaccino hanno scoperto di essere gravide e non è successo niente. È chiaro che si sospende la somministrazione, però non è successo niente. Perché è innocuo? Perché sono due sostanze naturali che costituiscono questo vaccino. Uno è la miscela di allergeni, se uno è allergico alla parietaria e agli acari, si fa la miscela di parietari e acari. Oltre a questa miscela c'è una sostanza nuova, qui c'è la novità, un enzima, si chiama beta glicuronidasi. Questo enzima è estratto naturalmente dai molluschi di mare, sono una specie di quei mussoli chiamati in dialetto i musci, che si trovano in Australia, sono grossi così. Allora, la sostanza che sta in questi mussoli l'abbiamo anche noi nell'organismo in forma molto ridotta, che si chiama beta-glicuronidasi. Lo scopritore, il professor McQueen, inglese, che è internista, allergologo, dermatologo, ha studiato questo enzima e, miscelandolo con questi allergeni, iniettandolo nell'organismo, dà un'immunità permanente, come l'immunoterapia specifica, solo che l'immunità specifica tradizionale bisogna aspettare 2-3 anni. Con questo, dopo alcuni mesi già si guarisce, perché sono appena 3 punture a distanza di 6 mesi. Questa è una cosa eccezionale. È una notizia eccezionale. È una novità. Ecco perché vi ringrazio. Una immunità permanente dall'allergia. Con solo 3 iniezioni a distanza di 6 mesi. E queste iniezioni sono sottepidermiche, come se fosse un prick test. Ecco perché non danno reazione allergica. È chiaro che, voglio essere onesto e sincero fino in fondo, in quei soggetti che hanno una plurisensibilizzazione
tipo che hanno allergia, faccio un esempio, graminaccia, parietaria, acre, pelo del gatto, eccetera, che è complessa, e soprattutto che hanno una patologia seria come l'asma, ci sarà bisogno, e lo faccio, anche della quarta o della quinta dose, ma sempre a distanza di un anno dalle prime tre. Interessante, insomma, come notizia sicuramente. Ho avuto ottimi risultati, ci tengo a dire che ho avuto ottimi risultati. Anche qui nella provincia della Batte, a Bari, io ho avuto molti pazienti, vengono anche da fuori regione, ma soprattutto dalla BAT ho molti pazienti di Andria, che saluto, di Barletta, che sono molto affezionati. Ecco, perché insomma, ci sono persone che non riescono a venirne a capo, a diverse allergie, patologie di questo genere. Insomma, questa è una notizia che sicuramente interesserà molti di voi. Insomma, riuscire a individuare un medico che può quindi eliminare in modo permanente l'allergia, questo è qualcosa di innovativo. Perché spesso, insomma, chi sappiamo ormai, diciamo, che negli ultimi anni, così come insomma io ho verificato, le allergie sono insomma permanenti a vita. Bene, noi vi ringraziamo. Un altro minuto, le dirò di più, che da un anno a questa parte è stato anche impostato, ed è la novità assoluta, l'allerpeta, viene chiamato così questo immunoterapia specifico, anche agli alimenti. È in via sperimentale, perché non esistono ancora vaccini per gli alimenti, per esempio nei bambini che sono allergici alle noci, alla pesca, eccetera, e hanno quella reazione cutanica, e stiamo innocuo, sepro, stiamo in fase, diciamo, sperimentale, e pare che sta dando dei frutti. Una cosa è certa però, che l'allerbeta funziona anche quelli che hanno l'orticaria, che fino adesso non avevano terapia, diciamo, causale, ma solo sintomatica. Quindi ci sono delle buone prospettive. Questa è la fiducia che voglio dare nei telespettatori. Va bene, noi vi ringraziamo, ringraziamo anche il dottor Luigi Fera per queste notizie importanti. È possibile quindi contattarlo attraverso il sito o i recapiti telefonici che vedete qui in sovraimpressione che scorrono. Vi auguriamo buon proseguimento e grazie per attenzione. Grazie, a voi e grazie per essere intervenuto. Grazie a tutti, soprattutto a voi. Grazie.